Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Sono cominciate le operazioni peritali sui macchinari dell'orditura nella quale è morta Luana D'Orazio il 3 maggio e trapelano le prime informazioni. Avrebbe trovato ulteriore fondamento il sospetto che l'orditoio che ha trascinato via e ucciso Luana D'Orazio, la mamma 22enne morta il 3 maggio nell'orditura Luana di via Garigliano a Oste, venisse utilizzato senza le protezioni antinfortunistiche. È stato l'esame compiuto ieri sul macchinario gemello a convincere gli investigatori che la contestazione di aver rimosso i meccanismi destinati a prevenire gli infortuni sul lavoro, mossa nei confronti degli indagati, Luana Coppini, titolare della ditta, e il manutentore, sia in piedi. È quanto sostiene la procura, secondo la quale il perito incaricato di valutare e esaminare il funzionamento, la meccanica, lo stato e la gestione dell'orditoio, anche attraverso una comparazione con il macchinario gemello, avrebbe rilevato un'alterazione dei sistemi di sicurezza. Il macchinario è partito anche con la saracinesca alzata, ma si tratta di stabilire se ci sia una fase della lavorazione che consente l'avvio anche senza che tale cautela sia inserita. Presto per aggiungere altro. Le tante domande ancora aperte troveranno risposta dall'esame della macchina che si è portata via la giovane operaia. L'orditoio sarà sottoposto a perizia dopo lo studio della scheda tecnica e forse alla presenza di tecnici della casa madre per evitare che un qualsiasi intervento modifichi lo stato delle cose. La procura ha stabilito in 60 giorni il termine entro il quale il perito dovrà consegnare la relazione, ma le risposte potrebbero arrivare prima se sarà confermata la volontà di convocare in anticipo l'esperto. Intanto il fidanzato della vittima, Alberto Orlandi, 28 anni, residente a Seano, ha deciso di costituirsi parte offesa nel procedimento giudiziario. C'è un'altra inchiesta sotto le luci dei riflettori, è quella della vertenza TechSprint. La procura ha notificato 27 avvisi di conclusione indagine perché tanti sono gli indagati. Violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali sono le accuse a carico di 27 tra ex operai della TechSprint e sindacalisti Sicobas che ieri hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Nicolosi. Gli avvisi sono stati notificati dalla polizia. Vicina al traguardo dunque l'inchiesta avviata in seguito alla durissima avvertenza TechSprint che da settimane va avanti con un picchetto ai cancelli della stamperia cinese in via Sabadell per denunciare lo sfruttamento dei lavoratori e chiedere turni di 8 ore al giorno con il riconoscimento di ferie, malattie e riposi settimanali. La procura dunque ha rintracciato nel comportamento degli ex lavoratori, in larga parte pakistani, tutti licenziati, e in quello dei sindacalisti Luca Toscano e Sara Caudiero, la sussistenza di elementi utili a contestare i diversi reati che sarebbero stati commessi nell'ambito delle proteste organizzate davanti all'azienda. In particolare l'accento è stato posto sul fatto che l'ingresso e l'uscita dalla TechSprint dei fornitori e degli altri dipendenti sarebbero stati ostacolati con la forza e consentiti solo dopo l'apertura dei bagagliai per avere la certezza che non entrassero materie prime e non uscisse merce finita. Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per chiedere di venire ascoltati in procura o presentare una memoria difensiva. Il bilancio del coronavirus, sono 86 nuovi contagi, sono 5 le vittime. Prato continua ad essere, con 200 casi ogni 100.000 abitanti, la provincia d'Italia con la più alta incidenza. Vannacci. Sono 86 nuovi contagi da Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore, mentre al triste elenco dei decessi si aggiungono altre 5 vittime, con il totale da inizio pandemia che sale a 559. I numeri certificano come l'area pratese, seppure in un trend di decrescita della curva, sia sempre quella più colpita d'Italia. Oggi l'incidenza di casi settimanali ogni 100.000 abitanti risale a 211 dai 207 di ieri e Prato resta l'unica provincia italiana sopra la soglia dei 200 casi. Non va meglio sul fronte della mortalità, dove la provincia pratese, in Toscana, è seconda solo a quella di Massa Carrara per tasso di decessi, tenuto conto però che la provincia puana fu particolarmente colpita durante la prima ondata. Tornando ai dati comunicati oggi da ASL e Regione, le 5 vittime pratesi sono una donna di Carmignano di 77 anni morta a casa e 4 pratesi deceduti al Santo Stefano, una donna di 70 anni e 3 uomini di 66
73 e 77 anni. Alcuni di questi decessi risalgono ai giorni scorsi, ma ancora non erano stati conteggiati. Ci sono poi 101 pazienti Covid ricoverati in area medica al Santo Stefano e 13 in terapia intensiva, rispettivamente 2 in più e 3 in meno. I ricoveri alle cure intermedie invece sono 12 alla palazzina del vecchio ospedale, 43 al centro Pegaso e 42 alla Melagrana. Da oggi una novità a Prato, il mercato coperto. Eleonora Barbieri. Da oggi anche Prato ha il suo mercato coperto con prodotti di filiera corta. È stato inaugurato stamani nella ristrutturata ex fabbrica Forte in via Umberto Giordano, uno dei punti cardine del progetto di rigenerazione urbana PIU su cui l'amministrazione comunale punta per dare un nuovo volto al degradato quartiere del Macrolotto Zero. L'idea è di considerare questo posto come tanti luoghi abbiamo visto magari nelle grandi capitali europee, adesso nel nostro piccolo, però in maniera assolutamente importante, anche noi avremo. Una sfida che passa anche attraverso l'attrattività che questo spazio saprà esercitare quotidianamente tra i cittadini. Intanto si comincia due volte a settimana, il martedì e il giovedì, con 20 banchi di Terra di Prato. Sono quasi esclusivamente tutti della provincia di Prato, ne abbiamo veramente pochi che vengano dal resto della Toscana, a differenza del sabato dove essenzialmente c'è bisogno di più produzione, quindi abbiamo bisogno di forniture un po' più ampie. Una collaborazione, quella tra comune e associazione, che andrà avanti fino a fine anno, poi sarà pubblicato un bando per la gestione vera e propria. Una volta uscito il bando per la gestione definitiva, ovviamente questo mercato sarà aperto H24 tutti i giorni dell'anno. Presto in questi spazi ci sarà anche la fabbrica dell'aria, una delle prime applicazioni del progetto Prato Urban Jungle. Due cubi, diciamo così, di cristallo al cui interno sono delle piante in cui l'aria viene fatta transitare, reimmessa, depurata. Tra le persone che oggi hanno fatto la spesa in questo spazio c'è anche chi, da ex operaio tessile, era curioso di vedere la trasformazione da fabbrica a mercato. È emozionatissimo perché rivedere un luogo come questo, importante per la città, che cambia pelle e deve cambiare pelle, è fantastico, è meraviglioso. Domani e sabato torna la raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà. Ogni anno il supermercato solidale di Via del Seminario promuove iniziative per rifornire gli scaffali con prodotti per le famiglie che attraversano un periodo di difficoltà. Il notevole incremento di richieste a causa dell'attuale emergenza rende dunque fondamentale l'aiuto di tutti. Ad oggi sono oltre 1.350 le tessere attive. Chiunque può partecipare e dare il proprio contributo donando anche uno solo dei seguenti prodotti: biscotti, tonno, caffè, olio di semi e aceto. Sono 9 i supermercati dove sarà possibile fare questa raccolta. Finiti i lavori, riapre, è riaperta già l'isola ecologica di Via Paronese. Dopo 2 settimane di lavori di manutenzione e adeguamento è stata riaperta l'isola ecologica di Via Paronese accanto alla sede di Alia Servizi Ambientali. Sono stati fatti dei lavori di manutenzione che erano indispensabili per la prosecuzione dell'attività, lavori di separazione dall'impianto di Via Paronese, quindi se avete visto c'è una recinzione, ci sono dei muretti, oltre che una sorta di restyling che è tuttora in corso perché insomma, si è cercato di riaprire nel più breve tempo possibile, proprio per ridare ai cittadini questa valvola di sfogo che è la consegna di rifiuti ingombranti e comunque di rifiuti che non vengono conferiti col porta a porta. Ecco, ricordiamo alcune regole fondamentali. Sì, ci sono delle regole molto pratiche, nel senso che quando ci si presenta un centro di raccolta, non solo a questo ma anche in altri centri di Alia, si deve portare con sé un giubbino di quelli colorati, di quelli a alta visibilità, che di solito sono tenuti in auto quando c'è un guasto o qualcosa, e poi le scarpe devono essere rigorosamente chiuse. Poi gli orari sono molto ampi, l'apertura del centro è dal lunedì al sabato. Nei 24 giorni di chiusura si sono presentati comunque 844 utenti che sono quindi stati dirottati nelle altre isole ecologiche della zona. Noi qui abbiamo circa 30.000 conferimenti l'anno, sono una media di 100 utenti al giorno che vengono presso il centro. Abbiamo già pubblicizzato in altre occasioni l'opportunità di potersi recare negli altri centri di Alia, che ripeto sono fruibili, sono individuabili sul sito e piano piano sono conosciuti anche dai cittadini che l'hanno potuti usare in questo periodo.
È Max Gazzè, il quarto artista annunciato per il Festival Settembre Prato e Spettacolo, che va riempiendo tutte le date del programma. Dopo l'annuncio dei concerti della PFM il 1 settembre, di Willy Peyote il 2 settembre, di Martino e Colapesce il 3, è la volta di un altro grande nome della musica italiana. Max Gazzè sarà sul palco di Piazza Duomo il 28 agosto. Musicista, cantante, attore, il poliedrico cantautore presenta nel suo tour estivo l'album La matematica dei rami, che contiene Il farmacista, la canzone con la quale Gazzè ha partecipato all'ultimo Sanremo. E al Teatro Politeama una targa per ricordare Roberta Betti. Applausi e tanta commozione stamani al Politeama Pratese per la cerimonia di scopertura della targa dedicata a Roberta Betti e all'impresa che la vide prima protagonista di restituire il teatro alla città, una cerimonia aperta e chiusa dall'omaggio del quartetto d'archi della Camerata Strumentale, che ha suonato alcune delle note più amate da Roberta Betti: Gianni Schicchi, La vedova allegra e l'indimenticabile Se Prato là non ci fosse. Una cerimonia fortemente voluta dal consigliere Giancarlo Calamai, presidente del Comitato Politeama Pratese, che ci mostra con orgoglio il manifesto con il quale nel 1987 denunciò il rischio di perdere per sempre il teatro, chiuso da oltre 2 anni. Un appello che Roberta Betti non fece cadere nel vuoto. Roberta Betti ci ha dato uno stimolo fondamentale a riprendere, a reggere e andare avanti con coraggio e con grande passione. La targa è già presente dallo scorso gennaio, ma per la cerimonia ufficiale si è preferito attendere l'imminente riapertura del teatro dopo la chiusura imposta dal Covid. Il modo migliore per ricordare Betti, come ha sottolineato la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi nella lettera che le ha scritto e che ha letto durante la cerimonia, è andare avanti, far vivere il suo sogno e quindi far vivere questo luogo. Il sindaco Biffoni ha rinnovato l'impegno dell'amministrazione a sostenere il teatro come promesso a Betti. Che questo luogo continuerà ad essere come lei voleva che fosse, quindi sempre un po' meglio di come era effettivamente. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.